prego. Allora, Nicola, abbiamo già analizzato la partita con i due mister, anche con Cassirani. Insomma, è venuto fuori che è stata sicuramente la partita su un campo ai limiti della praticabilità, decisa dagli episodi, perché sono quello. Però credo che il Gubbio oggi, dal punto di vista della prestazione, ne sia uscito a testa altissima contro comunque una grande squadra. Sì, è vero, hai detto tutto giusto. Abbiamo giocato contro la prima in classifica. L'atteggiamento penso che è stato no giusto, qualcosa di più. Eravamo cattivi su ogni palla, abbiamo concesso poco. E come sapevamo, con un campo così queste partite si decidono sugli episodi. Abbiamo avuto l'occasione con Juanito e anche altre occasioni, soprattutto ricordo quella nel secondo tempo con Juanito, è salvata all'ultimo dal difensore. Poi c'è stato l'Eurogol di Casiraghi. Però se la partita rimaneva nell'1-0, come si è visto, il gol si può trovare fino alla fine. Poi se trovi gol anche a 3 minuti alla fine, le partite cambiano velocemente, si può anche vincere la partita, perché per come la vivevo io nel secondo tempo soprattutto, sembravamo che noi eravamo padroni del campo, almeno questo è il mio avviso. E poi c'è stato il rigore, capito? Molto generoso forse, Nicola. Molto generoso, però io ho visto anche il rigore, adesso non so quello sull'attaccante loro qua di Ugea il primo tempo, ma il primo tempo c'è un netto fallo di mano, l'arbitro ha detto che la mano era attaccata ma ha aumentato il volume del corpo, quello secondo me è il rigore, però vabbè, lasciamo perdere. Sul cross di Formiconi. Sul 2-0 siamo stati bravi a riaprirla, però ripeto, su un rigore molto molto generoso. Se la partita rimane sull'1-0, se fai l'1-1 nessuno recrimina niente. Assolutamente, però credo che la prestazione sia stata di alto livello e credo che per quanto oggi ci sia tanta amarezza, però per quanto riguarda poi quello che sarà il proseguo del campionato, per voi quando rianalizzerete la partita in settimana ci saranno tanti aspetti positivi. Sì, molti aspetti positivi, ma molti aspetti che ti fanno comunque ti fanno male, perché comunque la prestazione, come detto te, c'è stata, ripeto, contro la prima in classifica abbiamo dato continuità all'atteggiamento di prestazione, di volere il risultato a tutti i costi, come mercoledì ad Arezzo, cosa che non si era tanto vista nelle scorse due partite. Però sì, ci dà fiducia, però noi dobbiamo far punti comunque, perché ancora siamo lì. Sì, dà fiducia e tutto, ha fatto una buona prestazione con la prima in classifica, ma dobbiamo far punti. E quindi dobbiamo lavorare di più, mantenere lo stesso atteggiamento, ma limare ancora di più tutti i dettagli, perché, ripeto, ce ne saranno delle partite così dove si deciderà sugli episodi e dobbiamo essere più cattivi per portare gli episodi a nostro favore. Anche se c'è, devo dire, la bravura dell'avversario, perché come Amatelica l'ha messa sotto l'incrocio. Il netto di Amlini cosa va a portare? Vabbè, ha portato sicuramente tanta qualità in mezzo al campo, non che Mega non ce ne avesse, anzi. Però ha portato esperienza, comunque un giocatore che ha fatto tante partite in categoria, si vede, mette tranquillità, è un giocatore molto molto importante per noi. Ti ha impressionato di più Samba o sul tiro oggi? Come, scusa, il? Ti ha impressionato di più tra Samba e sul tiro? Beh, il Suttirol mi ha dato quell'impressione più di compattezza, che comunque fai fatica a fargli gol, molto molto fisica, costruiscono ogni anno così la squadra e poi hanno una rosa anche loro molto lunga. A me ha impressionato molto di più Suttirol, perché la vedo una squadra molto molto più rocciosa, più strutturata, più compatta, a livelli del Modena anche. A centrocampo adesso credo che il mister c'ha anche diverse scelte in più, Sì, cioè sì. rispetto al giro d'andata quando Eravamo i numeri contati. erano contati, il Sì, gioco sì. te fa male, fa Sì, è squalificare. vero. Questa comunque è una garanzia in più, anche se come dicevi giustamente bisogna fare i punti, però insomma è un punto che mi sembra anche Sì, la rosa si è più giocata allungata. alla pari con Sì, la sì. rivista, anche in mezzo al campo. Sì, no, no, loro comunque erano strutturati anche in mezzo al campo, l'abbiamo giocata bene, anche nel fraseggio, nel limite del possibile, penso che non abbiamo demeritato assolutamente, anzi, forse abbiamo provato noi di più a giocare che loro, che hanno sfruttato più la profondità. Però sì, come hai detto te, la rosa è più lunga sia in mezzo al campo che davanti, che anche dietro. Adesso ogni settimana, una sì, una no, giocheremo 3 partite a settimana, e da qua fino alla fine del campionato. Poi adesso non so se si giocherà sabato con il Cesena, se non si giocherà ci sarà quindi un altro turno infrasettimanale in più, e quindi abbiamo bisogno di tutti, dobbiamo allenarci tutti, soprattutto chi in questo momento non sta giocando, se sta allenando a 3.000 per mantenere la qualità dell'allenamento alto, per mettere in difficoltà il mister, e comunque la qualità dell'allenamento alto ti porta ad avere prestazioni di alta qualità. A posto, grazie Nico. Prego, Ciao. niente. Ciao.